Il 5 ottobre la classifica assume per la prima volta una fisionomia precisa, 7 giorni dopo il crollo dell'Inter sul terreno del Como. La Roma batte il Torino per 2-0 e si assesta al vertice della graduatoria in solitudine, a quota 7. I giallorossi, fino a quel momento, avevano pareggiato a Como e a Bologna e avevano sconfitto in casa il Brescia.